您现在是在片皮是吧？嗯。哎，说是你们的皮也要片成108片吗？有这个说法吗？一只鸭子是总共108刀，98。啊。Ciao a tutti, sono Rui. Oggi sono davanti a questo ristorante. È un ristorante molto particolare. Uno dei ristoranti più vecchio, quindi più di lunga durata in Cina. Si chiama Quanjude e offrono solo l'anatra pechinese. Diciamo che sono specializzati solo per fare questo piatto, anche se adesso il menù è già amplificato tantissimo. E hanno aperto i ristoranti praticamente in tutta la Cina. Il primo ristorante l'avevano aperto a Pechino per l'anatra pechinese. E niente, oggi abbiamo la voglia di mangiare l'anatra pechinese, quindi veniamo qui a provare. Ma è già un ristorante che conosco, cioè ogni volta che rientriamo in Cina assolutamente passiamo da qui almeno una volta. È un ristorante di livello medio-alto, quindi dentro è un po' diverso rispetto ad altri ristoranti magari. Noi abbiamo prenotato ieri una stanza solo per noi, che è una cosa che si fa sempre da loro praticamente. Quindi quando prenoti puoi decidere di mangiare non nella lounge, non nella sala, ma mangiare nella tua stanza propria. Adesso andiamo dentro insieme. Una anatra gigante, troppo carino. Ogni stanza è nominato diversamente, con nome di una porta. Eccoci qua. Abbiamo prenotato la stanza 202. Questo credo che sia il tè che ci hanno preparato, l'acqua. Questo cos'è? Carta? Ah, la carta. Tovaglioli per pulirsi. Ok, per qualsiasi cosa si può suonare qua il campanello. Ok, ci accomodiamo intanto. Ovviamente veniamo qua per mangiare l'anatra pechinese, però oltre all'anatra cerchiamo di prendere anche qualcos'altro che vorrei assaggiare. Qui c'è una specie di iPad, non so, per ordinare i piatti. Ciao, la yaza, hai anche scemo? Oh, mi sento scemo? Sì, sì. Sì, è arrivata la nostra anatra, ci stanno tagliando. Sì, è la nostra, amore. Deve essere diviso tra la buccia e la carne, cioè la pelle e la carne. 您现在是在片皮是吧？嗯。哎，说是你们的皮也要片成108片吗？有这个说法吗？一只鸭子是总共108刀，98。啊，就是皮加那个瘦肉108刀。好的。宝贝，你要看看吗？小果丹。嗯哼。哇哦 ，la pelle praticamente quasi di colore arancione, sembra veramente super croccante. Dopo la pelle comincia a tagliare, la parte più grasso lo toglie via. Quindi quelli sono delle parti dove contiene tanto grasso. E adesso comincia a tagliare solo la carne. Kiki, tu hai capito? Cioè deve dividere tra pelle e carne.
e dicono che la loro anatra deve essere suddiviso praticamente in 108 pezzi tra buccia, tra pelle e carne. Non sto contando però. Sono 2 tigre和一个饼. Solo con pochi piatti? La nostra tavola è giapponese. Arriva anche l'anatra. L'anatra invece viene tagliato in 3 piatti, un piatto di pelle, un piatto di carne solo e poi anche un piatto di misto tra pelle e carne. La parte dell'osso dell'anatra invece ci hanno saltato, quindi saltato alle spezie con cumino, pepe e altre spezie più forti. E così abbiamo concluso, diciamo, i piatti che abbiamo ordinato. Sono arrivati tutti. Sono anacardi, sedano e gamberi, uno dei piatti preferiti di tutti. Ovviamente lei mangia solo gli anacardi. Cominciamo a assaggiare del cibo. Questo è il fegato della anatra. Fegato. Fegato. Camma. Fegato su camma. Buono e buono, è un po' tanto salato. Io ho detto che è sienna. Ma io sono yen sui luda. Grazie. I piatti sono buoni, ma veramente sono molto salati. Iniziamo a mangiare l'anatra. Ho preso intanto una crepe. Questo? 我给你转过去, 我可以先夹一片肉吗? 对吗?对。Mettiamo anche un pezzo di carne e un pezzo di pelle, cioè la pelle è veramente solo pelle, non c'è grasso e né carne. Aggiungiamo un po' di verdura. Qua ci sono i germogli di una verdura che non conosco. 黄瓜都吃了呀。Il primo roll di anatra. Sì, da noi sedano è stato anche tolta la buccia. Cioè il sedano non ha la buccia, quindi non si sente i fili che di solito c'è sopra. Il metodo tradizionale per mangiare la pelle è quello di inzuppare nello zucchero, lasciando che lo zucchero portasse via la parte dell'olio, del grasso, e diventa una cosa molto più equilibrata. Sensazione completamente nuova tra dolce e salato, poi il grasso che viene sciolto dallo zucchero, particolare. Il piccolo Christian che vuole sempre partecipare ai nostri discorsi urlando. Ciao Anacardi, gli puoi dire la? Anacardi. Anacardo. Anacardo, non puoi fare un sussia. La lonza agrodolce è troppo bello questo piatto. Tra la carne e l'impanata che viene coperto per friggere la carne c'è persino delle parti vuote, delle parti che contengono l'aria per farvi capire quanto è stato, diciamo, fritto bene.
quindi la parte fuori è veramente super croccante. È stato creato praticamente una bolla d'aria fuori che copre dentro la carne. Vabbè, questo è un po' buono, ci sentiamo? Ho ho ci, ci sentiamo? La nana che ne ha, ha? Tien tien de. Ho ci. Per il video di oggi mi fermo qui ragazzi, che adesso mi concentro a mangiare perché e anche perché tra familiari, bimbi, diciamo che la situazione non è proprio ottimale per filmare e vi prometto che il prossimo video ve lo faccio più lungo. Ci vediamo alla prossima volta. Ciao ciao. Oh, 4.58 oggi. Andiamo, zoba.